E anche le Olimpiadi sono andate. Ora sbruxiamo. Ciao a tutti amici e benvenuti in questa freschissima giornata di agosto. Siccome io sono un pazzo mitomane, ho deciso di girare il video alle 3 del pomeriggio e capite bene che il caldo è tanto. Va bene, Wendy è qui con noi, bando alle ciance, partiamo subito con il nostro Loot Crate di agosto a tema anti-heroes, se non ricordo male, giusto? Sì, giusto. Wendy, sei d'accordo? Grazie. Prendo il coltello, che tu sei piccola e ti potresti fare male, e andiamo a incidere la scatulezza. Ovviamente il tema è anti-hero perché questo mese, ricordiamo, è uscito Suicide Squad, quindi speriamo anzi di trovare qualcosa a tema, Ok, vedo già cose che... Ok, partiamo subito con dei simpaticissimi e bellissimi. Questi non li regalerò manco morto. Calzini a tema Kill Bill. Allora, serve sempre il bisturi. Ed eccoli qua. E praticamente sarebbe la parte finale della tuta di Uma Thurman, tutta insanguinata. Molto bello. Eccoli qua. Ciao, sono un amico calzino. Sono molto belli, solo che ora io sto girando praticamente scalzo, quindi aspetteremo quando inizia a fare fresco, quindi si parla novembre-dicembre. E li mettiamo qui davanti. Olè. E il primo è andato. Poi Spilletta. Eccola qua. Spilletta a tema Warcraft, come possiamo vedere. August è infatti anti-hero. Ok, bello Warcraft, World of Warcraft in particolare. Chi ci gioca si diverte, però sganciare perché è a pagamento. Ok, quindi Spilletta la mettiamo qua. Avanti il prossimo. Io direi, qua c'è una maglietta, ma direi di aspettare perché c'è un botto di roba ancora. Allora, io direi su questo. Olè. Hellboy. Ah, Right Hand of the Doom, Ceramic Bank. Olè, vediamo un po' qualcosa a tema Hellboy, che cos'è? No, però non ho capito a che serve. Ah, ok, Bank, un salvadanaio a tema Hellboy. Ok, vedete qui il Right Hand. Sotto ha il tappo per aprire. Molto simpatico. Puzza di gomma, ma neanche, cioè, c'erano cose che puzzavano peggio. Ok, adesso zoomiamo e vediamolo in particolare. In particolare lo possiamo vedere abbastanza rifinito, ma neanche più di tanto. Comunque, odore di gomma, qua c'è il buco. Buco! È uno di quei salvadanai un po' farlocchi, nel senso che comunque quando ti serve qualche monetina lo apri e quindi alla fine risparmierai ben poco. Però dai, simpatico, ci posso mettere gli spiccioli che rimangono sempre in tasca, quindi molto bello. E qua mi hanno, come si dice, suggerito, ogni volta che dico una parolaccia dovrò mettere una monetina. Ma che cazzo. Eccoli qua. Iniziamo, qualche centesimo. A posto! Quindi il pugno di Hellboy lo mettiamo, lo terrà Wendy. Brava Wendy, se non ci fossi tu. Prossimo! Io direi di partire con la rivista anti-hero, dove c'è scritto We Love You, ok. E basta, no? Diciamo che come sempre vengono spiegati
tutti i gadget che vengono dati dentro la scatola, qualche notizia in più ovviamente sui soggetti e del tema dei gadget in pratica. In più, come è noto, cosa differente dagli altri numeri, all'interno c'è un comics, ovviamente in inglese, di Suicide Squad, dove c'è, non lo so, andrà a letto, sono una decina di pagine, proprio qualcosa di, chi lo sa. E poi cosplay, bla 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 bla. Quindi questo lo parcheggiamo qui, se va niente. Poi, però, facciamo la maglietta e lasciamo il pezzo forte per ultimo. Ecco qua la maglietta. Sterling Archer. Ok, ecco qua, maglietta indossata così, senza trucchi, senza inganni. Ok, maglietta di Steve Archer, che, se non ho capito male, è una serie animata americana di una sorta di agenzia investigativa di, bah, non lo so, comunque mai seguita. Maglietta, insomma, per me che non l'ho seguita, maglietta inutile. Quindi, un agente dell'ISIS. Dicono che è un agente dell'ISIS, ma ISIS inteso come? International Secret Intelligence Service. Esatto, quindi niente di quello che voi pensate. Quindi, ok, mi tengo la maglietta anche se sto sbrinando. E infine andiamo con l'ultimo pezzo, che è ovviamente una action figures. Ta-na-na-na, bellissima! Una Q-Fig di Harley Quinn. Ovviamente verrà sbrozzata. No, bellissima, c'è anche il fumetto dietro. L'ho aperta, quindi sì, tutto. Perse garanzie sulla figaggine di tutto. Tagliamo. Ok. Quindi diciamo della stessa casa produttrice di Hulk e Deadpool che abbiamo qua dietro, che ho lasciato chiusi dentro, ma quando avrò un po' di tempo aprirò. Ok, andiamo a montare questa simpaticissima Harley Quinn, che c'ha anche un bel fumettino. Ecco qua la bellissima action figure di Harley Quinn con il fumetto, che possiamo leggerlo. E il martello, quindi questa ovviamente non la rimetto in scatola perché sennò non possiamo lasciarla montata. Va, non è male, perché diciamo come qualità è uguale a quelle altre due che abbiamo già trovato, però la base di questa è un po' scarna, mentre in quella di Hulk in Deadpool era un po' più curata. Qua è una semplicissima base e niente, la mettiamo lì, anzi prima qua, poi là, ciao. Ho letto solo ora che questa parte può essere tolta, e questo adesivo, ma io lo lascerò, per poter scrivere dei messaggi con un pennarello che poi si può cancellare. È molto figo, molto simpa, bella. Quindi anche Harley Quinn è pronta, la lasciamo qua e quindi basta, mi sa che abbiamo svuotato tutto. Ok, rimane solo la scatola, che per questa volta ha una piccola sorpresa, ovvero la scatola può essere rivoltata e diventare un simpatico martello. Quindi adesso la rivolteremo. Olè, dopo una ventina di mezz'orette, una laurea in ingegneria nucleare, siamo riusciti a montare il nostro bellissimo martello in cartoncino. Molto bello, credo che questa sarà la prima scatola di Loot Crate che verrà buttata miserabilmente nella spazzatura, perché sinceramente non mi piace e le altre stanno piano piano prendendo possesso della mia stanza e quindi niente, via, sparire. Per questo Loot Crate è tutto, non è ancora stato rivelato il tema del Loot Crate di settembre, però non so cosa, bisognerà vedere un po' cosa esce al cinema per farsi un'idea, perché più o meno abbiamo visto che ormai stanno seguendo le uscite cinematografiche. E
Il link per l'acquisto del box ovviamente lo lascerò sotto in descrizione, così avrete anche il 10% di sconto sull'acquisto. Un like al video se vi è piaciuto, un'iscrizione al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Tante belle cose e saluti in famiglia. Ciao!